tutti i benvenuti a questo nuovo video dove sono quasi vestita. Sì, vabbè, ho una maglia. C'è qualcuno che mi sta riempiendo i messaggi. Allora, faccio questo video perché sono appena tornata da fare la spesa. Allora, alcune cose non le farò vedere perché sono disinfettanti e altre cose, quindi evitiamo. Mi fa vedere i disinfettanti. Che sono strapiena, tra un po' mi posso tatuare in casa, talmente che sono sterile. Tra l'altro ce l'ho appunto sul davanzale, il mio disinfettante personalizzato. Allora, partiamo con questo video. Ho preso tutte le cose. Allora, sia al mercato vicino a casa mia, ho fatto un giro del... Oh, tutto a piedi. Che così mi tengo anche in movimento e faccio anche la spesa. Quindi nessuno si può lamentare. Con l'autocertificazione e la mascherina, ragazzi, sempre, mi raccomando. Ci tengo a precisarlo. Quindi in questo video cercherò di farlo uscire un po' prima. Usciranno dei video che sono preregistrati, ve lo dico. Dove mi vedete fare la spesa, normalmente. Quindi fare acquisti con molta nonchalance. Questi acquisti sono fatti dopo il decreto del 17 marzo. Quindi, infatti oggi è 18 marzo. Sì, ci sono tanti decreti che hanno fatto, mamma mia. Comunque, allora, sono andata da Lilla Pois. Quindi questo è Lilla Pois. Poi sono andata da Tigotà e Mercato. Così anche Depliam. Non so fino a che punto sia sano tenere il dépliant, ma va bene lo stesso, poi lo butterò, ma per ora lo tengo. Vabbè, lasciamolo qua. Allora, togliamo solo il cavo di sto coso che non si fa niente. Allora, ho preso per ordine sparso assorbenti. Assorbenti servono un pacco, ne ho preso solo perché purtroppo gli altri erano finiti e quindi ho preso un pacco per ora, dovrebbe arrivarmi la prossima settimana. Andrò poi un altro giorno per vedere se ce ne sono altri, perché il pacco doppio costa veramente troppo ancora per i miei gusti. Assorbenti, perché la prossima settimana mi arrivano. Cerco di fare un angolo per mettere la roba. Assorbenti. Poi io ho trovato questo al mercato, raga, sono troppo contenta. Vi faccio vedere, cioè è il santo graal questo per me. Ho fatto un nodo diabolico, adesso lo scioglierò. Io sono troppo felice per aver trovato queste. Allora, io non uso la macchinetta del caffè, cioè la macchinetta, la moka, ma uso la macchinetta Nescafé Dolce Gusto. Quindi trovare queste al mercato è stata la manna dal cielo. Io dico che non bevo caffè, bevo ginseng e nocciolino. Ho trovato tutte e due. Ecco, voi, allora, non mi ricordo la marca, sono 16 capsule di caffè al ginseng e 16, spero mi auguro, 16 di nocciolino, che ho speso alla modica cifra di 7,80 euro. Vabbè, non è tantissimo, però va bene lo stesso. Di solito le pago 3,50 euro l'una, ma va bene, cioè alla fine 40 centesimi in più non muoio. Però sono felice, le ho trovate, perché il negozio che le vendeva sotto casa mia le vende tra i 3 euro e 3,50 euro più o meno. Purtroppo ha chiuso, perché non è ben di prima necessità le tazze. Però quello vendeva anche le capsule. Per fortuna al mercato mi vogliono ancora bene. Questo lo mettiamo da parte. Poi ho preso il ginseng perché sono miei integratori. Questi li trovate sia da Tigotà sia da Lilla Pois. In questo caso da Lilla Pois erano finiti, io poi da Tigotà li ho pagati 3,95 euro. Sono quelli che costano meno. Io li compro, però li metto nel barattolino perché li sbuccio, praticamente sono fatti così, guardate. Sono così a micro pasticche, io li spacchetto e li metto nel contenitore adatto per portarli anche in giro. Non mi servono. Viva il ginseng! Guardate che sono 60 pasticche. Ne prendo due al giorno. Poi ho preso finalmente lo shampoo, perché lo sto finendo. Io mi devo lavare i capelli, ragazzi, non posso puzzare. Shampoo, questo qua Vital Care, costa carissimo nei supermercati normali. Da Lilla Pois costa, l'ho pagato 2 euro qualcosa, cioè probabilmente un cazzo costa rispetto ai supermercati. E per i capelli colorati, tipi i capelli colorati, proteggere in forza. Poi ho preso, che la cosa più importante è questa, maschera al cocco per i capelli. Ho dei capelli che fanno schifo, sono più scuri qua. Poi vi parlerò anche di questo. Maschera al cocco per i capelli. Due maschere per il viso, sono due insieme. Sperando che mi tolga questa roba, che sta andando piano piano via, però proviamo. Se mi fa un'altra reazione cutanea, io mi sparo. Piano piano sta andando via, però ho ancora questa parte qua, infatti la metterò solo qua, per non peggiorare il resto del mio viso. Poi ho preso una bustina perché ho fatto un regalino anche. Sono riuscita a fare il regalo al mio ragazzo. Perché abbiamo fatto l'anniversario. Altra maschera per i capelli al melograno. Sto qua al melograno per i capelli colorati, infatti si abbina perfettamente. Però la volevo anche al cocco perché amo il cocco io. Poi ho
Faccio veloce perché non voglio fare questo video lunghissimo. Poi, questa l'ho presa perché devo farmi da deco. Faccio io, mi sono occupata questa. È fantastica. Perché non ce l'avevo e mi serviva troppo. È la ciotolina per fare la tinta. So che è nera e sparisce com'è. C'è anche qua l'appoggio con tipo dei pettinini. È fantastica, la volevo troppo. Poi non costava tanto cara. Poi altre cose ho preso. Strisce depilatorie per il viso e oggi mi tolgo finalmente i monocilio. Ma scherzo, però c'ho delle parti. Poi per pelli normali, per pelli sensibili non c'era. Spero che non mi vengano degli occhi come delle patate, però. E della Alice, c'è cioè una buona marca, non pagate nemmeno tanto care. Si proveranno anche queste. Altra cosa che ho preso, molto molto essenziale, le salviette. Ho preso due pacchi di salviette, che è un pacco per mia madre. Salviette. Poi ho preso una cosa, la polvere decolorante. Questa costa un cazzo, 69 centesimi tipo. E serve per colpi di sole, mesh, decolorazioni rapide per capelli medio forti. Tanto io devo solo decolorare questa parte qua. E quindi va, andrà bene. Va mischiata con l'ossigeno che ho già. Però leggerò poi bene tutte le istruzioni e vedremo come si fa. L'unica cosa è che non ho il misurino, quindi andrò d'occhio. Se prendo il fuoco, sapete perché. Comunque ho preso tutta questa roba qua, poi devo dare le salviette e poi ho preso questo, tanto questo uscirà a Natale. Allora, prima vi dico, questo che è per il mio ragazzo, che io lo metterò qua dentro insieme a metà della maschera per il viso che usiamo, quella nera, così sperando che la usi anche lui. Ho speso, allora, da Tigotan 5,94 euro. Il sorbetto li ho pagati 2 euro, sì. E invece ginseng 3,95 euro, come avevo detto. Invece da Lela Voice ho speso 14 euro. 43 e ho preso un po' di tutto. Salviette, la ciotola, Vital melograno a 2,65 euro. Poi Intesa Unis di ah sì, questo qua 65 le maschere, 98 la maschera viso. Sì, il depilatore forse su quelle più care, 2,50 euro, boh. E poi vabbè, sapete già quanto ho pagato le cialde. Voilà. E questa è tutta la mia spesa. Ah, gli scontrini mi servono. E questa è tutta la mia spesa che ho fatto. Adesso farò una bella cosina. Allora, questa bustina l'ho presa perché mi piaceva un botto. E farò così, metterò questo qua dentro. Questo qua è molto buono, mi piaceva un casino, l'ho preso. È una cosa, giusto un pensierino, che non è niente di che, però volevo farlo. Allora, dov'è la mascherina? Così devo cercare di tagliarla in due. Ah, no, c'è la... il pratico clic-clac. Metterò questa qua. Non so, questa cosa non mi sembra più carina. Così. E poi metterò il bigliettino dentro. Uguale al regalo. Potete fare il regalo anche nei tempi di crisi. E questo è tutto quello che ho comprato. Spero che i miei acquisti vi siano piaciuti. Adesso faccio un momento copertina. Che se riesco farò tipo una cosa del genere. Vediamo se riesco a fare tipo un momento copertina. Con tutta la roba che ho comprato. Tranne gli scontrini. Non so se riesco a farla. Mi riempio di roba. Momento copertina. Voilà, c'è anche la copertina fatta. Io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video. Sembra che c'ho il bancone di non so quanta roba. Ci vediamo in un prossimo video. Niente, dimmi se vuoi come va la vita. Mi raccomando, spero che per quando uscirà questo video, non so quando uscirà, spero che le cose si saranno risolte meglio.